E in quel momento là ho detto, sono importante. scoppiato a piangere, perché io sono crollato, no? Cioè il mio cuore è proprio scoppiato. E c'è stato proprio un millesimo di secondo in cui era o prendere o lasciare. Cioè non so cosa sarei diventato dopo, non so neanche se sarei E qui da lì è oggi. cambiato tutto, è ricominciato il tuo E ho percorso. detto, Dio, perdono, mi sono sentito proprio un peso che mi schiacciava. Wow. Ho detto, ho capito che avevo sbagliato tutto, ho capito che del suo sacrificio non me ne era importato niente fino a quel momento. Ho capito che però aperta parentesi, io dopo che sono diventato un tossico, sono rimasto da solo con due o tre amici, io conoscevo tantissime persone, quindi la mia vita è arrivato a in vetta e poi. Dopo che ho iniziato a drogarmi, ho iniziato a scendere perché la gente mi trattava come un tossico, mi guardavano male, ero sempre con quelle 3-4 persone che si drogavano. E quando pensavo di essere da solo, io ho capito che quella macchina non ero da solo, lui era là in quel momento là. E ho sentito proprio questa cosa, io ci sono sempre stato, io ti sto aspettando. Inizia, basta, ho iniziato a piangere. Un bambino di 2 anni, sì, ho iniziato a Wow. piangere, ho fatto Seregno Nova Milanese, che sono forse 5 km, forse adesso non mi ricordo bene, piangere. Cioè, la gente guardava al semaforo e diceva: questo è morto. Ma in quel momento là, in quell'istante, io ho sentito qualcosa che entrava dentro di me. Cioè, ho sentito una potenza, un fuoco, un amore, un fiume, una cosa tutta insieme, non capivo più niente. Solo una cosa ho capito: che qualcuno stava prendendo posto al centro della mia vita. Mi stava proprio trasformando e io sono arrivato a casa che era un'altra persona.